Henry Ford fu un ingegnere ambizioso e di talento. Dopo i primi esperimenti, capì in fretta che, per realizzare il suo scopo, doveva lavorare non soltanto sul progetto dell'auto, ma anche sui sistemi di produzione. Il primo Novecento fu un sottofondo propizio a tutto questo perché, proprio nel periodo in cui cercò di individuare la chiave per vincere la sfida, in America si stava affermando il Taylorismo, la tecnica di management ideata da Frederick Taylor, altro imprenditore visionario che, dopo lunghe osservazioni sul campo, lanciò una teoria di gestione aziendale incentrata sulla razionalizzazione del lavoro. Era l'alba della catena di montaggio. Ford intuì la potenzialità di questa metodologia e la applicò nella sua fabbrica con un'aggiunta di genio. Se la razionalizzazione del lavoro riduceva di per sé i costi di produzione, questo poteva consentire di realizzare prodotti complessi a buon mercato. Al contrario, se il vantaggio di questa innovazione rimaneva solo nelle mani dell'imprenditore, non si poteva arrivare alla rivoluzione per cambiare il mondo dell'auto. Era il 16 giugno del 1903 quando Henry Ford, insieme a un gruppo di soci, racimola i $28.000 necessari all'avvio del suo progetto industriale. Nasceva la Ford Motor Company. Erano gli anni dei pionieri dell'automotive, ognuno con la sua visione. Chi sognava di costruire la macchina più veloce, chi la più bella. Henry aveva in mente la macchina più economica, alla portata delle tasche dell'americano medio, con l'idea di sostenere modernizzazione e motorizzazione di massa nella società in cui viveva. Nel 1913 fece realizzare il primo impianto di produzione basato sulla catena di montaggio. Grazie a questa novità, i tempi di produzione di ogni singolo veicolo si ridussero da 12 ore a un'ora. Secondo gli storici, Ford ha di fatto creato e definito il moderno ceto medio perché in questa grande operazione di parità non si limitò al coinvolgimento dei potenziali clienti. Il salario dei suoi lavoratori, più alto della media, rivoluzionò anche il concetto di redistribuzione della ricchezza delle aziende, una pratica che nei decenni successivi ha influenzato le filosofie di grandi management. Nei 19 anni in cui produsse la Model T, Henry Ford vendette 15 milioni e mezzo di auto negli USA, 1 milione in Canada e 250.000 in Inghilterra, colmando metà del mercato mondiale. La Ford Model T, l'auto più famosa da lui creata, robusta ed economica, divenne ben presto il prodotto d'avanguardia alla portata di tutte le tasche. Sono Renata Cantamessa e questa è la Buongiornezza, la mia coccolazione di pensieri di ripartenza legati alla vita di grandi personaggi che, a dispetto di prove e difficoltà, ce l'hanno fatta. Avete già sentito parlare del neuroscienziato americano Gene Wallenstein? Voi magari no, ma io sì, perché è un massimo esperto dei meccanismi del piacere. Nel suo pozzo di scienza e conoscenza ci ha rivelato il perché ogni volta che siamo tristi, depressi o stressati, bussiamo alle porte del cioccolato. In una sola fava di cacao ci sono ben oltre 850 componenti chimici che hanno confessato alle evidenze scientifiche un potere stimolante e appagante senza precedenti.
Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.